la Calabria riparte economicamente attraverso dei bandi. Sì, è questa l'intenzione del governo regionale che ha approvato il 10 agosto del 2023 con una delibera di giunta regionale il piano di incentivi alle imprese per sostenere gli investimenti degli imprenditori appunto calabresi. Abbiamo tre bandi di cui uno è stato pubblicato e due saranno pubblicati da qui a poco. Il primo riguarda appunto impianti e macchinari, il secondo sarà relativo ai servizi per l'innovazione e il terzo sarà invece relativo alla internazionalizzazione. La caratteristica di questo piano è che ha una pianificazione, una programmazione. I bandi che verranno pubblicati quest'anno saranno altresì pubblicati nel 2024 e poi nel 2025. Abbiamo voluto semplificare le procedure sia in fase di accesso, sia in fase di istruttoria, sia in fase di erogazione, perché riteniamo che la velocità con la quale le misure vengano poi messe a terra e quindi ci sia la ricaduta sia fondamentale per gli investitori. Stiamo adesso facendo un giro tra le varie province calabresi, siamo stati a Cosenza, a Vibo, a Catanzaro, oggi a Crotone, settimana prossima saremo a Reggio, perché riteniamo che sia necessario comunicare e illustrare queste misure. Tante piccole imprese, soprattutto le più piccole, negli anni passati non hanno fatto accesso a queste misure perché semplicemente non le conoscevano. Il primo dei bandi che è stato pubblicato è quello relativo a impianti e macchinari, ha una dotazione finanziaria importante, 25 milioni di euro, un fondo perduto che va tra il 50 e il 60% a seconda di quelli che sono gli investimenti che vengono proposti, a seconda di quelli che sono i beneficiari, ovvero le piccole o le medie imprese, e possono essere sfruttate queste risorse per investimenti che abbiano un minimo di 30.000 e un massimo di 500.000 euro. Si tratta per gli imprenditori di poter rinnovare le proprie attrezzature in maniera tale da essere in linea con i tempi, quindi attrezzature innovative, e per, soprattutto per andare a cogliere quelle che sono le esigenze e le opportunità della transizione digitale e della transizione ecologica. Un primo passo per rinnovare le proprie imprese, per essere competitivi sul mercato e quindi per creare occupazione. Diceva il Presidente Ferrara che in 7 mesi ci sarà sicuramente una ripresa visibile del mondo imprenditoriale. Beh, riteniamo che sia così, naturalmente aspettiamo prima di poterlo affermare con certezza. Quello che possiamo dire è che però in pochi mesi ci sarà un'iniezione di liquidità importante per tutto il tessuto imprenditoriale. Pensiamo alla circostanza, per esempio, che con il SAFE, cioè il bando che immette 60 milioni per ristorare, per indennizzare integralmente le imprese calabresi per il maggior costo di energia sostenuto nel 2022 rispetto al 2023, immettiamo nel tessuto produttivo 60 milioni. Successivamente, con queste misure, con questi bandi, ne metteremo altri 37,5, quasi 100 milioni di euro, significa una bella cifra per dare competitività alle nostre imprese.